sono secca. No, no, sono aspetta, secca. Ti sputo addosso per rinfrescarti. Schifo, No, cosa succede? Guarda, mi si stanno staccando tutte le scaglie. Che schifo. No, guarda, che schifo. Anna, guarda, non me le da. Ah, Anna, raccogliele, aspetta, adesso spiegami. Vediti, ferma, spiegami che cosa c'è che non va, Anna Sirenetta. Sono secca, bisogno di acqua, sono secca. Ok, ho capito, smettila di fare così con la testa che ti viene il torcicollo. Anche perché abbiamo un sacco di cose da fare, il cibo scarseggia, sta roba è tutta andata male. E Paolo Pisello sta guardando le patate con fare strano. Stai attenta a Paolo Pisello, Anna, perché non si sa mai che cosa sono mai secca, può avere. Sono secca, non mi puoi mangiare, capito? Paolo Pisello, schifoso. Brava, stai buona però, adesso non ti devi preoccupare. Che Lion ha tipo due o tre piani fenomenali, uno deve funzionare per forza. Torniamo in città e ti risolviamo la cosa. Poi Piadina ti porta il vino, quello lì per guarire dalla sirena. Il vino, vino. Brava, sì. Rimani qui che adesso arrivo subito, che vado. Ma non da... mi lasci troppo sola, vero? Ti prego. No, però ho visto che un amo. Cos'era? Vieni con me, va che è meglio. Amo, no. Mamma mia, una paura degli ami, amofobia. Oh, chi è che pesca da qua sotto? Ah, aiuto, aiutami. Cosa ci fai nel buco del re? Ma perché hai aperto sto buco qua? Non lo so, tu ci sei andato dentro. Spiegami com'è successo. Mi sono dovuto saltare su questo razzo qui gigante. Perché saltavi? Ricordami un po' che non mi ricordo. Per diventare un elicottero. Ah, giusto, il metodo principe per diventare un elicottero. Aiutami. Arrivo tra poco, che ho una cosa da fare in urgente. Muoviti però. Sì, se vuoi ti piscio. No, questa è una cosa. No, scusa. Perché l'ho detto? Non vedo come poteva aiutarti. Magari potevi fare una scala con la pipì congelata. No. Perché c'è freddo. Alex, che stai facendo qui? No, stai zitto, guarda in silenzio. Ciao, Gorda, lo so che senti freddo in questa situazione. Oh, no. Diciamo innevata. Che io schifo. Lo so. Embe. Magari non ritorniamo neanche vivi insieme. E quindi? Quindi approfittiamo, no? Cos'è? Vuoi sposarmi? No, dai, che pena! Che cos'è sto schifo? Cos'è sto berlocco? Dammelo a me! L'ho trovato nella neve! Ma basta! Lo butto nel razzo, basta, non è possibile. No, oh. Magari vale i soldi! Ma vai a quel paese! Alex, non è così che si fa! Cioè. Come no? No! Perché se tu volevi amare Gorda qui nella neve, dicevi: ah, qua non sappiamo se torneremo mai alla civiltà, non sappiamo se ci salveremo mai. Dovevi fare così, guarda, impara dal maestro. Vai. Però mi fa un po' impressione. Non parlo con Gorda, parlo col marinaio. Non lo voglio il marinaio, non mi piace, è il mio tipo. Lo faccio con Gorda. Gorda, io e te qui, ora, subito, in mezzo alla neve, eh? No. Così andava fatto, no, vedi? No, questo è da maleducato. Ma è così, ci vuole passione nei momenti di crisi. È comunque maleducato. Prova tu come ho fatto io adesso, vai, vediamo se te la cavi. Okay. Ah, Gorda, sì, facciamo nella neve cose. Che pietra. No, non muore, mi sa. Strano, strano. Ascolta, siccome Anna è secca, perché è una sirena, no? Dobbiamo provare. Io ho provato a sbuttarci sopra, ma non ha voluto. Comunque, non so, dobbiamo trovare. Mi sembra, scusa, tutto molto volgare oggi e non capisco perché. Però vabbè, dobbiamo trovare una vasca da bagno, qualcosa del genere. Vieni con me, andiamo a cercare. Dove tipo. Dove troviamo una vasca da bagno? Non lo so, nell'ospedale magari ci sta, no? Faranno il bagno le persone. Certo che comunque, oh, deve essere successo qualcosa di grave in questo posto. C'è tutto un po' di sangue, che schifo. Oh, secondo me è pomodoro, però vado lì sopra a cercare. Qua c'è un bagnetto. Qua c'è un lavandino. Quindi magari sopra. No, questo non le basta. È grassa. Cioè è grossa. Vado sopra a cercare. Aspettami. Vai a cercare sopra, che io controllo bene in mezzo ai letti. Magari c'è una vasca da bagno. Oh, c'è una vasca qua. E che sedere che abbiamo. È quasi titanico, il tuo sicuramente. Vengo. Guarda, subito. C'è anche un basin. Un basin? Ah no, quello non serve, te l'ho già spiegato, Anna. Però qua c'è una vasca, ma è vuota, Lion, come facciamo? Troveremo anche dell'acqua, questa la prendo io che mi serve sicuramente. Non è perfetta. Che si rompe. No, è una vasca da bagno, si riesce. Ce l'hai tu, no? Sì, ce l'ho io, l'ho presa io al volo. Meno male, perché pensa che fail avremmo fatto se l'avessi rotta. Esatto, no, ma l'ho preso. Ma noi non facciamo questo genere di fail. Ma no, ti pare. Mica siamo dei piselli. Eccolo, ci ho messo un po' ad arrivare, però poi è arrivata, meno male. Però l'ho trovato, sei un po' nascosto nell'inventario, eccomi. Buongiorno, Anna Maria. Andiamo, venite. Allora, questa la mettiamo subito ad Anna, così si può idratare un attimino qua nella mensa. E non si sente più secca? E poi, no, bene, una volta che si idrata un po', poi salvo Cico perché sta lì in difficoltà, povera creatura. Anna, che c'è? Zitti! Che c'hai? Zitti, ho confuso quello lì Pisello con le patate, mi sono nascosta, ha provato a mozzicarmi la coda! Allora Paolo Pisello, adesso basta, Parlagli in testa! Spacco la faccia Paolo Pisello! Mi vuole mettere le mani addosso. No, sei bloccato, no! No, sta girando sulle patate, scappate, vado a fare.
così pazzo. Sta facendo il vino di patate. Alex, deploya la vasca da bagno. E togliti. Ok. Vasca adesso bagno. Riempila con un poco di acqua, Alex Nauz. Così? Bravo. Un po' di più, un po' di più, un po' di più. Più acqua, bravo. Di più. Ancora basta, un po'. Non ce n'ho, basta. Quanto okay. vuoi bere? Va bene, va benissimo. Anna, come va lì dentro la vasca da bagno adesso? Meglio. Molto meglio. Meglio. Benissimo. Sì, sì. Le scaglie si staccano di meno, però so, te ne regalo un paio. No, basta, che fa schifo. Che schifo. Alex, rimani con Anna, va bene? Proteggila da Paolo Piselli. Dammi scagli però. Bene. No, solo una, to. Chico, Chico, dove stai? Oh, sei ancora qui? Sono qui sotto, ma sono ancora qui fermo, dove che sia, cioè. Come va lì nella tua nuova tana? Ho visto tipo un anello, lo sto per pescare. Aspetta, arrivo, fammi trovare la discesa per questo posto che sicuramente è qua. Eccomi che arrivo, perché bisogna tirarti fuori ogni volta. Dai guai a te, sei sempre il solito pisello, è impossibile. Hai qualcosa per farmi cadere? Sì. Vai, fallo. Allora, guarda verso di là e mettiti bravo, perfetto, aspetta. Ok. Ok. Alla grande Chico Tobi, vedi? Sono vivo però. Chi ha usato delle inferriate elettrificate impossibili queste da percorrere? E poi soprattutto, no? Ma perché c'è un razzo che sta per partire qui col boccaporto mezzo aperto? Due razzi. Aia, mannaggia miseria di questa schifezza. Possiamo usarli. No, e dove andiamo? Su Marte, scusa? Che idea? Sì, è bellissimo. Ma non è un'idea, dobbiamo salvarci, tornare alla civiltà. Non voglio andare isolato su Marte, voglio tornare a casa. Guarda che lì c'è un ascensore di fronte a me. Arrivo. Ti vengo a raggiungere da qui. Eccomi, Chico Tobi, l'imbecille. Finalmente, comunque è una news importantissima. Ha funzionato qui. Saltare. Guarda qua. Ancora, hey. La miseria. Non funziona, non ci stiamo. Vamonos. Non vamonos, dove? In culo Gwendalina, dove andiamo, vamonos? Tra 100.000 diventa più grande. Tra 100.000 cosa, salti? Salti, sì. Adesso basta, dammelo. No, dai, perché, oh. Questo qua lo tengo io, è sequestrato, va bene? Andiamo. Faccio un altro, non ci vuole niente. Non saltare più, ok? Altrimenti, porca miseria, divento un sottomarino e ti entro nel sedere. Poi vediamo. No. Allora hai un piano migliore del mio? Sì, che ce l'ho. Oh, ho mandato il fantasma piace a cercare un router, un modem per avere la connessione, il 4G, hai capito? È affidabile lui. Ma sì, che lo è. Quando tornerà, anzi probabilmente già lì e dopo ci andiamo a vedere, e io lì ripristinerò la connessione e manderemo un SMS di richiesta d'aiuto e arriveranno tutti qua a dirci: ah, come ci siete mancati. Il mio piano però sarà più fattibile. Allora, il tuo piano è un'idiozia, ok? Te lo dico, è un'idiozia. Fai una cosa, mi aspetti agli uffici, attento a non copulare con Gorda. Sì, via. Magari ti distrai e ti trovi lì che stai copulando e non lo sapevi neanche. Piadina! Uomo partita! Sono io. Ma sono buonasera, sempre... Alex, ti ricordavo. Vabbè, un po' diverso. Questo è deficiente, ti sei ubriacato un'altra volta. No, ho bevuto solamente un pochettino. Se avessi un caffè te lo darei, ma non ce l'ho. Aspetta. Non ti preoccupare, apprezzo il gesto. So la cura post sbornia del dottor Lion. Fermo un attimo che te la faccio. Ok, allora, passamela un po'. Aspetta un attimo, perché bisogna usare così. Devi girarti e accucciarti un pochettino. Ok, mi sto accucciando. Se hai ancora la tua zona genitale, dovrebbe funzionare. Funziona così. Ti devo appionare le palle. No, okay? Non lo fare, sono guarito, sto benissimo. Vedi? Sto benissimo. Alla grande cura antisbornia del dottor Lion, da provare. Ascoltami, tu dovevi andare a cercare il liquore per far guarire Anna dalla Ed condizione sirena. Esattamente sirena. Ciò che ho fatto. Ho trovato quattro vini dei più preziosi e pregiati Perfetto. Del mondo. Allora io mi metto qua seduto, tu me ne dai uno alla volta e li vediamo subito. Va bene. Partiamo dal primo. Si chiama vino dei sorci di fogna. Penso che sia, ha un odore un po' strano. Non credo che sia giusto questo qua. Vuoi assaggiarlo? No. No, lo facciamo bere ad Anna. Però non penso che sia giusto, perché mi aspettavo qualcosa tipo che tipo anticode, antisirene, no? Antigambero. Ah sì, allora il prossimo è perfetto. Questo si chiama vino rosso del pollo siberiano. Deve essere quello che fa il caso tuo. Il pollo in teoria non ha la coda comunque, quindi e neanche le squame. Il pollo però ha le ali. Quindi è al contrario. Le ali sono il contrario della coda. Quindi questo mi sa che potrebbe essere quello giusto, questo qua. Vino rosso del pollo siberiano. Poi il pollo siberiano, non so se tu lo sai, ma è una creatura leggendaria di questi luoghi. Si dice in che... In realtà non ho avuto il piacere di vederlo ancora, però penso che sia tipo enorme. Ha voglia, a 3 metri. E se tu ti incontra di notte, ti fa fare le uova lui a te, hai capito? No, che schifo, non lo voglio incontrare. Terribile. Ora, non lo voglio più incontrare. Per favore, prossimo vino, vediamo se... Prossimo vino, abbiamo del buon vino marcio invecchiato di Gorda. Questo fa veramente schifo, non lo assaggiare perché muori, penso. Lo so, facciamo bere ad Anna anche questo però, non glielo diciamo come si chiama. Vino marcio, questo lo vuole Alex sicuramente. Aspetta che lo chiamo. Alex! Oh, chi vuoi?
urla il mio nome 420. Ah, giusto che il telefono non funziona. E allora, ti interessa del vino di Gorda? Ah, ecco, stai arrivando, perfetto. Ti interessa del vino di Gorda, per caso? Del vino di Gorda, io lo posso regalare. No, e lo fa lei, lo devi bere, semmai. L'ho preso da lei. Non puoi. Ma non regalare. È brava a cucinare, lei. Ma il vino non si cucina, infatti. Vabbè. Scusa, tutte le cose si cucinano. Torna da dove sei venuto, vai. Vado via, ciao. Che vergogna. Non lo voglio comunque, grazie comunque. Che schifo. Dai, vai l'ultimo, che magari è meglio. E l'ultimo, ma non per importanza, è il vino del supremo capitano pirata Barba Brutta. Buoni, questo so io, a me chiamavano così quando ero un pirata. Ti chiamavi Barba Brutta? Barba Brutta, Barba Brutta. Ma bello tutto il resto, bello tutto il resto. Questo non lo sapevo. Però. Vediamo un po'. Allora, uno di questi secondo me è la cosa giusta, quindi ti ringrazio tantissimo e ti do un premio okay, bello. Ok, accetto volentieri. In attesa di poter infestare il luogo che vorrai quando torneremo alla civiltà. Sì, ospedale supremo. Sì, e nel frattempo ti do questa palla di cristallo per vedere il futuro, capito? Bellissima. Devo imparare come funziona. Un salutone, ci vediamo dopo. Annina, Annina! Ho trovato il vinello per farti tornare tutta bella, scintillante e senza la coda da gambero. Oh, così che sei felice. Bello il vinello, ma io qui c'ho da fare con Squiddy Squiddo. No, non puoi giocare coi pupazzi. Allora, come tu, no? Fuori dalle palle, ok? Perché fuori? Perché fuori, è una cosa privata, dobbiamo ubriacarci. Allora, Anna, sei pronta? Ok, sì, sono pronta. Siediti sul tavolino lì. Ma io non mi posso sedere. Giusto, compenetri la sedia. Interessante. Appunto, posso stare qui? Lo scriverò sul mio best seller sulla vita negli artici con le sirene. Ascolta, allora devi provare per primo questo qui. Non guardare come si chiama sull'etichetta. Va bene, ok. Tracanna okay. E basta tu. Tracanna. Ok, bevo. Tracanna, Anna. Brava. Buono, buono. Insomma. Proviamo insomma. Questo qua. Proviamo questo qua. Vino marcio invecchiato. No, scusa, perché vomiti? Formaggio. Ma che ne so, è colpa di sto schifo, che roba è? Interessante. Ascolta, prova il vino marcio di Gorda. Vediamo, cioè non si chiama così, Lo bevo, inventato. Sì, bevi. Tracannalo tutto. Effetti? Diventi spazza. Ma cos'è sta roba? Scommetto che Gorda sta essendo anche pervasa da un impeto di passione. Fammi controllare un attimino che è lì lontana. E Alex ne sta approfittando. Passione. Lo sapevo, non guardiamo che è privata come cosa. Ok. Prossimo vino, Anna. Che schifo. Prossimo vino, sei diventata più bassa. Come sono più bassa? Ok, eccoti tornata normale. Gorda è un po' bassina, Vai, prossimo vino, che è il vino rosso del pollo siberiano. Questo qui te lo dico perché è pregiato sul serio. Ok, è l'unico. Vediamo un po', assaggiamo. Tracanna, Anna, suggi. Com'è? Un retrogusto strano. Sei diventata più brutta di prima. Mi è cresciuto il becchetto. Oh, signore Dio! Vabbè. Lo togliamo, Anna, il becchietto. È passato. Brutta figura. Ok. Mamma mia. Vabbè, sembra che almeno gli effetti siano reversibili. L'ultimo è il vino del pirata Barba Brutta. Quindi. Dai, per forza deve essere questo, ti prego. Sì, per forza, perché gli altri non funzionavano. Okay, facevano altre cose. Interessante quello del becco, comunque. Perché secondo me poteva essere buono. Buono questo. Ma ha un retrogusto abbastanza interessante. Anna, sì. Anna, c'hai la barba a 3 km. Anna, hai la barba. Anna, che mi sto accarezzando la barba per capire meglio che sapore ha. Anna, la barba. Sapore molto. Aspetta. Non uscire, vieni qua. Perché? Che c'è? Perché la barba? Hai 3 metri di barba. Sembri silente. Stai ferma qui, che fai brutta figura. Dai, Natasha sta ridendo di te perché lei non ha la barba. Le sparo, aspetta, No, non si può dire. Pulzella maledetta. Allora, Anna. Puzzona! No, Anna, siediti. E bisogna che non ti fai vedere. Chiamo Alex, che lui sicuro non ride. Alex, abbiamo un problema. Smetti di copulare. Che è successo? Anna, ho un problema, però non devi ridere. Fammi vedere, posso risolvere. Ha la barba. No, Anna, allora, non ti sta. Non ridere, non ridi, sparo. Scusa, scemo. Non mi sparare. È un problema. Non fare così, Anna, che ti stai rotolando di tristezza. Aspetta. Sì. Troveremo una soluzione. Adesso perdo le scaglie alla velocità della luce. È perché ti stai. Allora, perché ti stai stressando. Siediti nella vasca, fai un bagno alla barba, mettici il balsamo. Adesso, non ti devi preoccupare. Io ti porto subito un rimedio per questo fatto qua. Vieni Alex con me, certo che è facile il rimedio, tagliamola. No, e se ricresce? E se cresce nuova? Tipo cresce il doppio. Capito, perché si dice che quando tu tagli magica. Tipo i peli, tipo le sopracciglia in eccesso, se le tagli crescono più folte. È vero. Cresce la barba più folta, dobbiamo trovare. È vera sta cosa. Questa quindi è colpa. Non possiamo fare una cosa del genere. Di Piadina quel pisello, vado negli uffici. Allora, troviamo Piadina e tagliamolo. So già dov'è, ma è ubriaco, è lì. Aspetta, tu aspettami qui.
E io vado un attimo a risolvere una questione importante con Cico. Ok, io aspetto qua, vado a consolare Anna. Certo che porca miseria, va tutto male, mamma mia, dovevamo risolvere un problema, ne abbiamo creato un altro. Elo? La seconda riga, voi? Cosa stai facendo con mio cugino? Sto parlando col tuo cugino, mi stai aiutando a scrivere il libro, sto per finirlo. Ma ti sta aiutando davvero? Perché è bravo lui a scrivere i libri? Sì, ma assurdo, mamma mia, ha fatto tante di fagli una domanda, vediamo un po' se è bravo veramente, su. Allora, nella terza riga ho scritto che mi ha rubato l'elicottero live. Ok, Cico, aspetta, poi? Ma scusa, ma tu cosa hai scritto? Perché io ho sentito, cioè io lo capisco quello che lui... È roba seria, è un best seller, sicuro. Primo passo, diventare un elicottero. Secondo passo, sono saltato su un bel razzo. E ti è piaciuto. Terzo passo, riprendere l'elicottero turbo veloce da Lin. Allora, no, non ha scritto, non ha detto. Ti ha detto un sacco di parolacce. Io te lo dico sinceramente. Come si permette? Non lo so. Prendi sto libro, c'è da lavorare ancora. Vieni con me che dobbiamo parlare con lo gnomo infestato, con cautela, perché è aggressivo. Sì, ha infestato questo luogo ultimamente. Bisogna chiamarlo con un rituale. Ognomo, ognomo, eccolo. Come si fa? Cosa stavi facendo lì al computer? Stavo vedendo la mia serie TV preferita. No, io ho sentito, stavo prendendo appunti. Sì, appunto, perché è una serie che ti fa capire. Cosa? Capire cosa? Allora, si chiama Caccia di Fantasmi. Ho capito, quindi così tu impari come non farti prendere. Esatto, e quindi scappo. Sei un genio. Ascolta, ti avevo mandato a cercare il modem, ti ricordi? Il router wifi. Sì, l'ho fatto. Okay. E non sai con quante difficoltà. Mi immagino. Mi vuoi raccontare una di queste difficoltà che hai vissuto per... Allora, l'ho trovato, sì? Era su una mensola. Ok. L'ho andato per prenderlo e mi scivolava perché le mie mani trapassano. Certo, normale. Incredibile. Quindi l'hai preso con un altro arto, suppongo. No. Lo diciamo un mezzo alternativo che ho trovato lì. Ok, ma non voglio sapere di queste cose. Me lo dai, per favore, che mi... è qui. Okay. Già l'ho messo. Ok, grazie mille. Allora, sei stato un grande. Mi serve un'altra cosa da te, però. Perché vedi, per collegare il router al modem, cioè al router al computer, siccome qui siamo un po' nel 1800, ci serve un cavo, non c'è il wifi, non prende, ci sono dei disturbi. E devi cercare. Quindi vai. Allora mi dilego. Dileguati. Bravo, comunque, ma interessante. Ma sei amicizia ormai, oh. Sì, ho imparato, perché basta offrirgli un posto da infestare. Tu gli dici, ti faccio infestare un parco giochi. Loro si bagnano, sono tutti contenti, insomma, sono felici. Ma Piadina dove infesta, scusa? Ha detto vuole infestare un ospedale, Piadina, in futuro. Ma non ce ne sono qui, però. Infatti dobbiamo tornare alla civiltà, è per quello che vogliono tornare. Ascolta, nel frattempo, rimani qui, magari, occhio perché questa bambola guarda, quindi non ti... Ma è letale questa bambola. Non ti spogliare. Mettiti seduto e torno subito, va bene? Io arrivo. Ok, muoviti, Abbiamo un problema. Anna ha la barba, però non ridere, perché? È sensibile. Ha bevuto un vino strano, un vinello di Piadina, per dover far togliere la coda, no? È colpa tua, l'hai fatto apposta. Ma che dici? Io non mi metterei mai a far crescere la barba ad Anna, che schifo. Poi all'abbraccio mi diventa la barba addosso. Ma ti piace le barbe? Ma non mi piacciono le barbe! Che schifo le barbe, aspetta. E quindi bisogna fare togliere questa barba. Vado da Piadina. Guarda, magari io c'ho un metodo però, se vuoi. Ma non sono sicuro se ti piacerà. Dimmi questo metodo antibarba. Io c'ho ste forbici che uso per altri fatti che non te posso dire. Però, capito, sono resistenti. Ma sono pulite queste forbici. Questo te la posso assicurare, però. Vabbè, dammi le forbici, proviamo. Ma non prenderle dalla parte della lama, No, che schifo, ma cosa ci tagli? I funghi che ti crescono sulla schiena. Poi ti tagli. Capito? Certo. Cosa mi viene se mi taglio? L'ebola. Vabbè, non te la posso dire. Rimani qua, Mamma mia, che schifo. Queste forbici puzzano pure un po'. Puzzano di porcini, di funghi. Non so se sono i funghi dei piedi, però o i funghi quelli che si mangiano. Porcini dei piedi, i piedorcini. Buongiorno Gorda, vuoi un piedorcino? Un piedorcino gustosello, aromatizzato, porca miseria. Che è stato? Cosa c'hai? Che è successo? T'ha picchiato Anna. Ho fatto una battuta ad Anna, mi ha dato uno schiaffo con la coda. Fortissimo. Vuoi sapere cosa gli ho detto? Dimmi che cosa le hai detto. Donna barbuta, sempre piaciuto, e mi ha dato uno schiaffo. Ha fatto bene, non era una cosa bella da dire, perché sei un cretino, scusa. Ma per controllarlo, sei tutta arrabbiata, vai, combattici te, buona fortuna. Dai, non è giusto, l'hai fatta... Anna, sono tornato. Anna. Ma c'hai anche te battute da fare? No. Non lo so, c'hai anche te battute da fare? Però la barba è cambiata, ora è diventata rossa. Hai fatto la tinta? L'ho fatta io rossa e mi ci sono fatta anche le treccine. Perché tanto schifo. Mi sono rassegnata. Sembri, ho detto, almeno così in tinta. Ascolta, in teoria Cico mi ha dato un paio di forbici che usa per tagliarsi i funghi che gli crescono sulla schiena. Che c'è? Cos'è sta puzza? Funghi, appunto. Champignon? No, sono i funghi di Cico, non li mangiare che perché... No, lo so. Vabbè, no, una mushroom tutto sommato. Senti, io ti farei... Cioè, spuntala magari, però non voglio vedere che cosa succede. No, per favore.
dolore, non voglio. Anna, vuoi stare barbuta? Non puoi. Vabbè, la spunto, va bene. Io vado torno subito, stanza. Cioè, torno subito, torno tra un po'. Speriamo che non ti vedo di nuovo con la barba, perché mi farebbe un certo senso, sinceramente. Cioè, va bene tutto, per carità. Però la barba di 3 metri non ce l'ho io, ce la deve sfera, avere. Era sfera delle mie brame. Ecco, la sfera delle mie palle. Allora, hai fatto il danno. Hai fatto il danno. Cosa ho fatto? Scusa, ero qua, ero fermo. E il vino che hai fatto, hai dato ad Anna. Sai che cosa ha fatto fare? No, non lo so. Allora, il primo vino le ha fatto vomitare formaggio. Il secondo vino le ha fatto crescere, cadere in terra. Gorda si è tutta eccitata. Poi il terzo vino. Il terzo vino le ha fatto crescere il becco. E l'ultimo vino le ha fatto crescere la barba. E la barba non se ne va. No, come la barba? Perché è impossibile. Come ha fatto ad avere la barba Anna? Non lo so. Però potremmo venderlo. È una sirena con la barba. Sì, è una cosa. Cioè, un mostro marino praticamente. È un mostro marino. È terrificante. Cioè, tipo il tritone barbuto delle non Marianne. È una cosa seria, lei. Non bisogna ridere. No, hai ragione. Però adesso come faccio? Devi trovare. Perché allora lei la sta spuntando. Però se tanto mi dà tanto, quando tu spunti dei peli, poi ricrescono più forti di e prima. Quindi adesso diventa il trichego super marino con più barba ancora. E quindi dobbiamo trovare un ma io ho finito antidoto. Le risorse. Io non so più cosa cercare. Dobbiamo fare una cosa fatta in casa, secondo me. Allora, mia nonna soleva sempre dirmi: quando hai la barba folta e non la vuoi, lecca un po' le palle dei buoi. No. Quindi devi trovare. Chi è che ci origlia qui, eh? Allora, devi trovare un vaccone maschio, che è tipo Cico, però non, cioè, uno vero. No, no, Cico no, uno vero. Okay, e praticamente vero. Dobbiamo fare un estratto. Capito? Non siamo specie. Lo devi fare te. Buon viaggio, mi raccomando. Mi raccomando. Vabbè, spero di non tornare. Ci vuole manualità, portati un secchio, non lo so. Volo.